Radio Concordia presenta. Carta vetrata, un programma di approfondimento ed informazione con e di Marilisa Della Monica, Gioacchino Schicchi, Carmelo Petrone. Buonasera, benvenuti al quarto appuntamento con Carta Vetrata. Questa sera con me Carmelo Petrone. Buonasera. E Gioacchino Schicchi. Buonasera. Allora, iniziamo questa puntata. La puntata di quest'oggi ci vede riflettere insieme su turismo e promozione turistica attraverso due eventi, l'evento del Carnevale di Sciacca e l'evento della sagra che è già iniziata, la sagra del Mandorlo in Fiore. Ospiti di questa sera saranno Michele Ferrara, assessore di missionario di Sciacca, Alfonso Montana, che è il vice sindaco di Agrigento, e Gaetano Pendolino, operatore turistico e presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi. Ma andiamo subito con la sigla che abbiamo preparato. Sigla di Carta Vetrata. Tra gli eventi di piazza più seguiti nell'isola, il Carnevale di Sciacca promette ancora una volta di regalare emozioni e colori. Si legge così nel portale per il turista dell'Assessorato regionale al turismo della Regione Sicilia. Ma il Carnevale della cittadina dell'Agrigentino, le cui origini risalgono probabilmente all'epoca romana, quando venivano festeggiati i Saturnali, o con più probabilità al 1616, quando il viceré Ossuna stabilì che l'ultimo giorno di festa tutti si dovevano vestire in maschera, che culmina con la tradizionale sfilata di maschere prime e di carri allegorici dopo, e la cui chiusura è celebrata con il rogo della maschera di Peppe Nappa, quest'anno non si terrà. Tutto sembra deciso, si legge sul Corriere di Sciacca. La festa si farà con il solo contributo di 100.000 euro della regione, lasciando quindi nelle casse comunali i 400.000 euro che ogni anno si spendono per l'organizzazione e per i tantissimi servizi necessari per garantire pulizia e sicurezza. Ma proprio nel 2012, l'anno in cui il Carnevale di Sciacca non si svolgerà, ecco che viene promosso addirittura a Milano, Piazza Duomo, dalla Regione Sicilia, insieme al Carnevale Dieci Reali di Termini Imerese, con tanto di data. Intanto, un gruppo di giovani saccensi sta organizzando per questa sera un corteo funebre cittadino per Peppe Nappa, maschera simbolo del Carnevale, con tanto di bara in cartapesta. E se a Sciacca il Carnevale viene rimandato, ad Agrigento la sagra, anche quest'anno, è salva. Nata a Naro nel 1934 per volere del conte Alfonso Gaetani per promuovere prodotti tipici agrigentini, la festa, si legge nel portale per il turista dell'Assessorato regionale al turismo della Regione Sicilia, ha sempre offerto un cartellone ricco di manifestazioni correlate, dai raduni d'auto d'epoca alle gare ciclistiche e podistiche, e ancora sfilate di carretti siciliani e naturalmente l'esibizione di gruppi folcloristici isolani. Negli anni la festa ha saputo rinnovarsi, ampliando i suoi confini, invitando a partecipare alla manifestazione anche i gruppi di altri paesi europei. Da questa iniziativa è nato il Festival Internazionale del Folklore, che successivamente ha esteso il suo raggio di partecipanti anche a compagnie provenienti da oltreoceano. Per questo 2012 la sagra è stata organizzata in poco meno di una settimana, dopo che il sindaco della Città dei Templi è riuscito a racimolare la somma necessaria per la sua realizzazione. Le entrate sono così suddivise: 124.000 euro dall'assessorato al turismo della Regione Sicilia, 165.000 euro provenienti dalla percentuale dei biglietti venduti per l'accesso alla Valle dei Templi, come da protocollo d'intesa con il Parco Archeologico Valle dei Templi, e 40.000 euro dagli incassi degli spettacoli. Ma è davvero questo il modo di fare turismo nella nostra provincia? Come definire la scelta di non organizzare un carnevale che riesce a raccogliere anche turisti provenienti da fuori isola? E per la sagra non sarebbe meglio ritornare allo spirito originario invece di cercare una internazionalizzazione a tutti i costi? Questo chiediamo questa sera ai nostri ospiti, cercando di comprendere quale sia la vera vocazione turistica del nostro territorio. Al telefono con noi l'ex assessore al turismo e spettacolo del Comune di Sciacca, l'architetto Michele Ferrara. Dottore, buonasera. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Allora, partiamo da un rapido sunto di ciò che è avvenuto in questi mesi e cosa ha portato il Comune di Sciacca a scegliere di non svolgere nel periodo consono, cioè il primo consueto più che altro, il Carnevale di Sciacca. Sì, intanto purtroppo non è stata una scelta, perché le condizioni economiche
del comune di Sciacca non erano favorevoli a poter organizzare questa manifestazione. Noi abbiamo sforato il patto di stabilità, è un problema che un po' tutti i comuni hanno, e siccome il carnevale di Sciacca ha un'organizzazione diversa da tutte le altre, perché noi purtroppo dobbiamo partire almeno 4 mesi prima per autorizzare i casisti a realizzare queste nostre grandi opere, e quindi le somme dovevano essere già disponibili 4 mesi fa per poter consentire di fare un bando e quindi dare la possibilità ai casisti di partire. La certezza mi pare vi sia giunta a fine gennaio, il 24 gennaio, può essere? Non ho capito. La certezza delle somme messe in campo alla regione, diciamo, vi è giunta a fine gennaio? Sì, diciamo che praticamente la notizia che potevamo utilizzare le somme l'abbiamo avuto un po' a gennaio, anche la festa del mandorlo in fiore, infatti anche loro sono partiti con grande ritardo, però mentre loro, l'organizzazione può anche essere fatta nell'arco di poco tempo, noi purtroppo diciamo queste grandi opere devono essere realizzate almeno a partire da un 3-4 mesi prima, e quindi le somme dovevano essere trovate, dovevamo trovare già a tempo debito, e quindi purtroppo abbiamo deciso di spostare la data del carnevale. Del resto non è la prima volta che succede, noi già questa è la quarta. Sarebbe la quarta volta dal 90, credo. La quarta volta che si sposta, una volta per un problema della guerra del Golfo, un'altra volta per i lavori del centro storico, un'altra volta per la frana e ora purtroppo per questo problema economico. È un problema economico che non abbiamo creato noi, ma purtroppo tutti conoscono la situazione economica del mondo e della nazione, della regione, e così anche a scendere nei vari enti. E quindi purtroppo materialmente non potevamo organizzarlo. L'attuale situazione, certo, amministrativa, mi perdoni, cosa comporterà? Nel senso, adesso non c'è più il sindaco, si andrà a maggio ad elezioni, è sì. Difficile pensare che un commissario possa organizzare un evento di questo tipo. C'è il rischio che quest'anno salti il carnevale di Sciacca anche nella sua versione estiva, intendo? Io credo di no, perché diciamo che sicuramente bisognerebbe fare, come del resto già il capo della ragioneria insiste, dovremmo sicuramente, si sta organizzando per mettere la tassa di soggiorno e per fare altri interventi del genere, e così poter consentire di poter utilizzare delle somme anche per questa, diciamo, che noi la chiamiamo promozione del carnevale, perché del resto la nostra manifestazione tradizionale è a febbraio, e quindi quella estiva è soltanto una promozione del nostro carnevale. A tal proposito di promozione, nella scheda si diceva poc'anzi che i tour operator, ci sono delle campagne di pubblicità che pubblicizzano ancora oggi il carnevale di Sciacca, e i turisti che arriveranno a febbraio a Sciacca, cosa direte? Diciamo che già tutti gli alberghi sono già a conoscenza del problema, quindi non ci potrebbe essere questa preoccupazione, perché chi viene prenota, e quindi già gli alberghi sanno che il carnevale non c'è. Del resto questa promozione che è stata fatta è stata voluta fortemente dai 3 comuni, perché da tempo che ci lavoravamo, non è una cosa che si decide al momento, già un anno prima si lavora per una promozione del genere, e quindi siccome per noi rimaniamo sempre uno dei canali più belli d'Italia, e quindi andarlo non si poteva più eliminare, ormai era partito il progetto e quindi evidentemente non poteva cambiarsi. Quindi diciamo che per noi rimane sempre una bella promozione, il carnevale, anche se quest'anno non si è fatto, si farà gli altri anni, quindi non è morto il nostro carnevale. E intanto c'è qualcuno che ne celebra il funerale questa sera? Sì, purtroppo ci sono sempre, diciamo, qualcuno che magari di questo carnevale di solito lo usa anche per scopi personali, economici, e quindi il fatto che non si fa ha creato sicuramente in alcuni un problema, e quindi diciamo più che la morte di Peppe Nappa è una diciamo manifestazione contro questa amministrazione. A proposito, lei ha introdotto un tema abbastanza spinoso, che è quello che poi affronteremo anche durante il corso della serata, parlando anche della sagra del mandorlo in fiore, ovvero quanto queste iniziative hanno di promozionale e quanto vengono recepite dal territorio come clientelari. Cioè, mi spiego meglio, quanta gente attende il carnevale o la sagra del mandorlo in fiore per ottenere soldi dal comune di Sciacca o dal comune dei Reggenti?
Allora, io posso parlare del carnevale di Sciacca. Diciamo che il carnevale ho sempre sostenuto che oltre alla grande promozione che questa manifestazione riesce a fare a Sciacca e per il suo territorio, è in qualche maniera una fonte economica per molta gente qua a Sciacca. Sto parlando perché si mette in moto un'economia eccezionale per 4 mesi. Parlo delle sarte, parlo dei negozi dove che vendono i materiali, parlo anche della mano da balanza dei casisti che in qualche maniera sono aiutate dai ragazzi e quindi si crea una certa economia, le attività commerciali, i bar, devo dire gli alberghi, diciamo che si mette in moto una macchina non indifferente e quindi sicuramente per noi è un grave problema non aver potuto fare il carnevale. Poi soprattutto dopo aver fatto un carnevale l'anno scorso che è stato uno dei più belli carnevali che abbiamo mai fatto, perché l'anno scorso è uscito fuori un carnevale eccezionale, quindi quest'anno c'è stata grossa delusione forse anche per questo motivo, perché grazie all'impegno dei carristi, grazie a una buona organizzazione fatta da questa amministrazione, siamo riusciti a fare un ottimo, una bellissima manifestazione. E ancora se ne parla del carnevale l'anno scorso. Mi perdoni, sostanzialmente però non mi ha risposto. La domanda era più breve, anche perché abbiamo pochissimi minuti. Sì. Ovvero, i soldi pubblici servono soltanto per produrre o a volte servono come fine a se stessi? Cioè c'è chi attende, lei poco fa parlava di chi era rimasto deluso. I soldi pubblici soprattutto servono per i premi e per i cardisti. E poi per i servizi che noi diamo alla manifestazione. Le spiego subito, noi abbiamo 200.000 euro circa di premi che diamo ai carristi normalmente, più dietro a questa, alla realizzazione dei carri, poi c'è tutta l'organizzazione che è la sicurezza della manifestazione, legata a protezione civile, vigile del fuoco, tutta una serie di servizi che ci consentono di stare tranquilli nella manifestazione, perché c'è tanta gente che viene a Sciacca e quindi occorre anche dare una sicurezza a chi viene a visitare il nostro carnevale, quindi soprattutto questi soldi servono a questo. Poi quella della regione per la promozione diciamo è per altro genere, insomma, ma comunque il nostro progetto era quello anche di fare costare sempre meno, perché stavamo sperimentando una serie di iniziative per fare cassa del carnevale, per cercare di renderlo produttivo. Sempre meno, con il biglietto, noi l'anno scorso già avevamo utilizzato 10 euro a macchina, dando la possibilità di parcheggiare, usare la navetta. I servizi aggiuntivi. Quest'anno avevamo messo su una lotteria, un voto tramite SMS, quindi avevamo iniziato a fare dei progetti per fare cassa e fare ridurre sempre di meno la spesa al comune, insomma. Va bene, dottore. Purtroppo non ci siamo riusciti. Si attende il futuro, insomma. In senso. Sicuramente il prossimo anno sarà diverso, anche se non ci siamo noi, ma sicuramente chi verrà dopo. È una manifestazione che ci teniamo un po' tutti a portarla avanti. Va bene, grazie, il nostro tempo grazie è terminato, grazie per aver partecipato. E allora, grazie. Buonasera. In attesa grazie. Di poter vedere il carnevale. Pronto? Ci siamo, il bello della diretta. In attesa di poter vedere il carnevale di Sciacca, adesso ascoltiamo l'inno del carnevale di Sciacca. A tutti gli anni veni carnevali, lo popolo di Sciacca sai chi fa, alla marina scinna da spittari. L'urre ritorna dalla società, ed ecco che arriva cantando e ballando, li reclucia l'anno, l'urli pipinà. Ed è pinappa, ed è pinappa, chi non è curioso, chi non usa l'uso, chi mi pipinà. Ed è pinappa, Luca Talivari, mi vuol si puntare in da questa città. Urli di picciotti, chi per l'arrivato, l'hanno valutato, da questa città. Ed è pinappa, ed è pinappa, che non usa l'uso, che non va con l'uso, che felicità. E dopo il carnevale di Sciacca parliamo invece della Sagra del Mandorlo in Fiore. Con noi in diretta il vice sindaco della città di Agrigento, Alfonso Montana. Pronto, dottore Montana? Buonasera, dottore Montana. Grazie a voi.
Allora, mi ha colpito una dichiarazione che ha fatto, andiamo subito dritti alle domande perché non perdiamo tempo, il tempo è tiranno. Mi ha colpito una frase del direttore del distretto turistico di Agrigento, il dottore Catagnano, che alla presentazione del programma della Sagra ha detto che è una manifestazione inserita tra i grandi eventi della regione. Però mi sorge la domanda, ma per quale motivo anche quest'anno si è organizzata una Sagra del Mandorlo nel giro di una sola settimana? Allora, credo che la dichiarazione va accolta nella sua essenza reale. La Sagra, per l'importanza che ha in sé, per l'importanza che racchiude in nuce, ma per l'importanza che rappresenta anche per la popolazione agrigentina, è certamente innervata in un contesto regionale. Poi non mi esimo dal dirle perché sia sempre alla fine. Guardi, ho sentito prima di darmi la comunicazione che voi avete parlato del Carnevale di Sciacca. Sì. Il Carnevale di Sciacca, per esempio, è una delle attività che quest'anno non si svolgono. Noi abbiamo fatto, devo dire, un lavoro anche immane come amministrazione, perché la regione, l'assessorato ai beni culturali, nella fattispecie l'ente parco, era sprovvisto di organi e quindi non aveva approvato anche il bilancio. Quindi noi eravamo, come dire, stoppati, legati all'esito di queste due cose che non dipendevano e non dipendono dall'amministrazione, questo per essere estremamente chiari ed essere compresi dalle persone che ci ascoltano in questo momento. Sì, però dottore, mi scusi, ma se è inserito nei grandi eventi, non dovrebbe esserci comunque dei fondi che sono destinati proprio a questo? E che... Questa è una domanda straordinariamente bella, perché sarebbe cosa buona e giusta averla inserita con una voce di bilancio nel bilancio della regione siciliana, ma questo non è possibile, anche perché ritengo che, dovuto anche alle ristrettezze, alla mancanza, alla decurtazione dei trasferimenti da parte dello Stato, la regione adesso deve fare conti con realtà diverse rispetto agli anni passati. Però la questione della Sagra che viene organizzata nel giro di una settimana ormai ce la stiamo portando avanti da un po' di tempo, perché io ricordo che nel 2008 vi furono anche questi problemi e proprio per evitare che nel 2009 vi fossero ancora questi problemi per l'organizzazione nacque il comitato organizzatore della Sagra del Mandorlo. Io mi ricordo che fu l'allora assessore Dore Misuraca che dette questa bella notizia e facevano parte nell'organizzazione appunto della Sagra i tre enti locali, comune, camera di commercio e provincia regionale. Di questo comitato organizzatore che cosa è rimasto? È lettera morta, devo essere molto sincero, però le dico una cosa: l'amministrazione Zambuto ha inteso porre una fine a questo sistema di difficoltà che poi ci porta a fare le feste una settimana prima. Abbiamo per il futuro individuato nella figura del distretto turistico come l'ente organizzatore della prossima fiera del Mandorlo, Sagra del Mandorlo in Fiore. Quindi voglio dire, abbiamo anche aperto un po' e allargato un po' gli orizzonti stretti che ogni anno, ripeto, ogni anno è vero, ci portano sempre poi ad una sorta di fiato corto per l'organizzazione della Sagra. Quest'anno l'abbiamo fatto al di là, ripeto, tra mille difficoltà, ma l'abbiamo voluto fare perché abbiamo capito e siamo convinti che è una festa molto importante, e per il messaggio che si lancia con la festa tra i popoli, tra solidarietà tra i popoli, tra diverse etnie, tra il messaggio di pace che tra questo, come dire, come in un tessuto viene portato via poi nei rispettivi paesi di origine. Ci siamo intestarditi per farla per queste e per altre ragioni anche legate al territorio. Però io per vedere un pochino quella che era la storia della Sagra, perché la Sagra che conosco io è la Sagra degli ultimi tempi, dipende anche dalla mia età, però le dicevo, guardando quello che è un libro che ha realizzato sulla storia della Sagra l'azienda autonoma Soggiorno e Turismo, mi ha colpito il fatto che fino agli anni 50 la Sagra era realmente, possiamo definire una Sagra, era una manifestazione che portava a quelli che
che sono i prodotti tipici locali, quindi a una loro commercializzazione e conoscenza all'esterno, e anche erano belli vedere, vedevo delle immagini storiche, quei carri allegorici sulla primavera che venivano fatti dai ragazzi dei licei agrigentini. Non sarebbe forse più opportuno riappropriarci nuovamente di quella che era la base, quella che il Conte Gaetani alla fine decise che fosse la sagra, e tralasciare un pochino questa internazionalizzazione che in fin dei conti è soltanto dovuta ai gruppi folclorici, non è che vengono persone dall'estero, dall'America, dalla Nuova Zelanda o turisti da quel genere di posti? Lei mi mette nelle condizioni intanto di fare una premessa. Ho capito anche dal tono della voce, da come si presta anche alle domande, che ho da fare con una persona molto intelligente. Questo mi fa ben sperare. Detto questo, ho il dovere di dirle che... Lei mi lusinga però così, si ricordi che ho due uomini accanto, quindi... Lei non sa i gesti che stiamo facendo, tra l'altro, che è la cosa più importante. Comunque, prego, prego. Io dico quello che... Mi piacerebbe vedere, ma in questo momento sto soltanto ascoltando, sentendo. Quindi mi basta, mi è sufficiente per dire che ho da fare con una persona molto intelligente. Beh, detto questo mi serve per cosa? Per dirle che dagli esempi e dai riferimenti da lei citati è passato un universo mondo, è cambiato il mondo, sono cambiati i rapporti tra i paesi, e come dire, c'è stata la fine e l'inizio di una nuova era politica, amministrativa, finanziaria. Quello che lei dice io lo condivido e spero, anzi mi auguro, che lei possa contribuire molto anche nella stimolazione del dibattito dopo che questa sagra si sarà chiusa ed ultimata, per mettere in evidenza dentro il distretto turistico, che ripeto che è lo strumento che abbiamo individuato per porre fine a disguidi di qui sopra. Io mi auguro, ripeto, che lei possa, col suo contributo, unitamente a tutti quelli che hanno intuizioni positive che servono a migliorare l'azione di una manifestazione che, ripeto, è vero, deve andare oltre forse alla internazionalizzazione, se questa è soltanto legata ad un evento folclorico o folcloristico, come si vuol dire, e che vada oltre e che pensi di diventare una sagra che sappia valorizzare la produzione anche da un punto di vista enogastronomico, di cui la Sicilia, di cui la nostra terra, la nostra provincia, la nostra città è ricca, e che può fare sicuramente da capofila nel resto del paese. L'amministrazione potrebbe lanciare ad esempio un concorso di idee, rilanciamo la sagra del mandorle in fiore, così vediamo un pochino quello che le nuove generazioni ad esempio possono proporre. Posso sfidarla? Dica. Va bene, sono d'accordo. Nella misura in cui mi è possibile, io sono a completa disposizione di coloro i quali, come lei, con grande senso di obiettività, ma anche di crescita di questi fenomeni che riguardano la valorizzazione della nostra terra, io sono a disposizione nel raccogliere con assoluta umiltà, ma con grande senso di collaborazione, tutte queste proposte. Per cui la invito da domani, finita la sagra, ad avere la possibilità, magari la vengo a trovare io a Radio Concordia. All'Amico del Popolo mi trovo. All'Amico del Popolo, ancora meglio, è un quotidiano che mi leggo con piacere, perché ne traggo sempre elementi di grande crescita, anche oltre che antropologica, politica, ma anche spirituale. Io sono veramente orgoglioso di essere un lettore dell'Amico del Popolo da ante litteram, voglio dire. D'accordo, grazie dottore Montana per le sue risposte, per essere stati con noi, grazie veramente tanto, speriamo realmente che questa sagra possa essere volano per tante altre sagre. Una buona serata. Grazie, buona sagra. Buonasera. Grazie. La, 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 la. L'odore di limone già somini, che c'è nella mia terra se cammini. Mi sento forte il cuore di un leone, guardando
sanno che sta gente camarrede, arabi, normanni, fenici, barbari, sicani, quattro croci, erano 3000 quanto i greci, c'era un santo nero e gli africani. Sono passati secoli alle facce, sono rimaste tutte quante uguali. Siamo figli di chi ha dominato, mezzi cattolici e mezzi musulmani. Non so stare senza questo sonno, questo mare mi spavento. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. Non so stare senza questo sonno, questo mare mi spavento e piango. Vivo bene solo quando sono a casa 9200. La dominanza è guerra, le mafiosi resti lasciata arida e spinosa. Abbiamo a protezione tre giganti e siamo gente con le mani avanti. Tedeschi, giapponesi e due francesi, i clandestini papi americani, Pippo Baudo, Garibaldi e Goethe, Sciascia, Pirandello e Camilleri. Sono passati terremoti e frane, i poveretti c'hanno i macchinoni, le facce dei politici ruffiani, l'abusivismo e vincoli e condoni. Non so stare senza questo sonno, questo mare mi spavento. Vivo bene solo quando sono a casa. Ripetiamo la trasmissione, abbiamo adesso in diretta il dottore Pendolino. Buonasera. Buonasera. Allora, operatore turistico, agente assicurativo, ma anche presidente del consorzio Valle dei Templi. Ecco, abbiamo parlato del Carnevale di Sciacca, abbiamo parlato col vice sindaco della Sagra di Agrigento. Ecco, con lei ci intratteniamo sulla questione turistica. Con tempo la Sagra, almeno nelle intenzioni, era l'occasione per rilanciare l'immagine di una città, promuovere il turismo. Oggi è ancora così? A chi serve questa Sagra? Allora, certamente fatto in questo modo, a pochi giorni diciamo, dall'evento, l'organizzazione, in termini programmatori per il turismo in termini generici serve poco, servirà probabilmente per mantenere ferma quello che è l'impegno su una data rispetto al mercato complessivo, rispetto a un impegno storico in termini di numeri di edizioni realizzate, però secondo noi, ma abbiamo sempre detto, abbiamo sempre condiviso questo anche con la parte politica, va fatta una programmazione in tempo debito, altrimenti significa spendere delle risorse che più che un investimento diventano proprio una spesa, e allora in un momento normale questo non andrebbe fatto, a maggior ragione in un momento di crisi economica. E lei sa qual è sempre l'obiezione che ci fanno, che fanno i politici dinanzi a questa risposta? Mancano i fondi, quindi non possiamo programmare, ma la programmazione, ecco, esula dai fondi o no? Allora, la programmazione parzialmente potrebbe, ma nella misura più piccola, esulare dei fondi, nel senso che in effetti ogni programmazione dal punto di vista diciamo organizzativo, la pianificazione ha necessità di risorse, mi spiego meglio, se noi dobbiamo stabilire soltanto la realizzazione di un evento con una data fissata, stabiliamo la data, punto e basta. Però se a questa data dobbiamo comunicarla al mercato nazionale e internazionale abbiamo bisogno di risorse che ci consentano di arrivare al mercato, per cui la data di per sé fissata conta poco se poi questo non abbiamo le forze, le condizioni per poterla promuovere, quindi almeno un minimo di risorse in termini diciamo programmatori per la promozione è necessario cominciare a pensare di metterle in bilancio per esempio in un piano triennale, perché esistono nei bilanci degli enti pubblici i piani triennali, non soltanto delle opere pubbliche, ma i bilanci triennali economici, in termini di preventivazione si può fare già un piano triennale, un impegno di spesa da assumere dal punto di vista pubblico. D'altronde, se l'evento comunque in termini di assunzione di responsabilità dalla parte politica, e quindi Consiglio Comunale e Amministrazione, fanno proprio questa scelta di realizzare l'evento, in termini preventivi una somma può anche essere messa in bilancio, poi diciamo a consuntivo o comunque alla sistemazione dei bilanci si vanno a ripianificare quelle che sono le somme preventivate con quelle effettivamente disponibili. Nello specifico, per esempio, noi abbiamo da un paio di anni l'amministrazione realizza l'evento Sagra con gli introiti del sbigliettamento della Valle dei Templi. Sì. Allora, è certo che lo sbigliettamento della Valle dei Templi diciamo nel tempo ha perso qualche piccola quantità numerica in termini di persone di presenze, però la base sostanziale storica c'è, il 90% dei fruitori turistici in termini storici sono sempre consolidati, per cui se già un accordo tra l'ente parco
e il Comune di Agrigento può essere già impostato sulla programmazione triennale in termini di risorse impegnate per la saga, già una pianificazione di questo genere consentirebbe... Che sono circa 140.000 euro, se non sbaglio. Ma già se di queste almeno il 50% venisse già impegnato in piani triennali per la promozione, noi otterremmo già il grosso risultato, perché poi alla fine ci siamo resi conto che nel tempo, voi non voi, voi per spinta, voi per inerzia, alla fine i soldi, le risorse sono arrivate, però sono arrivate e le somme disponibili per la promozione si spendono all'ultima settimana, quindi con poca capacità di incidere sul mercato nazionale e internazionale. Però io ho notato, e qualcuno faceva notare, che una certa difficoltà da parte dell'amministrazione comunale di coinvolgere altri enti privati. Con tempo tutti volevano esserci, per esempio grande assente da qualche anno la provincia, la Camera di Commercio in parte, un tempo per esempio faceva il Mandorlag, Confcommercio, quindi anche i privati. Ecco, lei nota questa difficoltà? C'è una difficoltà dal punto di vista intanto pubblico, sicuramente. Il privato per essere coinvolto, è ovvio che il privato ha necessità di fare business, quindi commercio e quindi opportunità economica. Noi abbiamo come consorzio manifestato la nostra volontà già dallo scorso anno di essere in prima fila anche con una contribuzione forte da parte delle imprese, quindi gli alberghi, i ristoratori, i vettori, gli agenti di viaggio eccetera, quindi disponibile anche a metterci di nostro, del proprio, ma purché si faccia una programmazione in tempo debito. Mi spiego meglio: se noi facciamo una programmazione a dicembre, qual è l'interesse dell'albergatore di mettere per esempio la gratuità delle camere per una parte dell'ospitalità dei gruppi o per totale, certo, dei gruppi, se poi non ha la possibilità manco di vendere le camere, perché a 20 giorni già il mercato si è programmato per fare, diciamo, vacanza e organizzazione di tour. Sì. Allora, se noi invece già da oggi programmiamo, così come per esempio il sindaco ha annunciato qualche settimana fa, di avere l'intenzione di riversare come responsabilità organizzativa nei confronti di questo nuovo organismo che è il distretto turistico, la responsabilità, sì, di pianificare l'organizzazione ce l'ha confermato poco fa anche il vice sindaco, appunto dice il prossimo anno sarà affidato al distretto turistico Valle dei Templi. Questa è una volontà che però è chiaro, noi abbiamo detto che è interessante e segna un passaggio epocale rispetto alla volontà politica di fare le cose in termini adeguati, però è chiaro che dalle parole bisogna passare fatto. Allora si determina questa volontà da un atto deliberativo che dice dal prossimo anno sarà il distretto, perché l'annuncio, se rimane tale, non penso sia così, perché il sindaco si è manifestato e si è dimostrato serio quando ha preso un impegno, certamente lo farà con un atto deliberativo, però al momento un atto deliberativo non c'è. Allora l'assunzione di responsabilità nella, come dire, concessione o nella cessione di una gestione a un organismo che coinvolge oggi il pubblico e il privato, ci può dare realmente la possibilità di fare una programmazione triennale. Allora, siccome tra le altre cose il distretto turistico, per esempio, per norma, non appena riconosciuto dalla regione, verrà approvato dalla regione stessa, non soltanto il riconoscimento del distretto, ma il piano di sviluppo triennale del distretto stesso, significa avere la certezza che per 3 anni ci saranno risorse, ci sarà un impegno programmatorio dal punto di vista organizzativo. Dottor Pendolino, salve, sono Gioacchino Schicchi. Una domanda, probabilmente brutale. Se questa sagra, così come è organizzata ad oggi, non fosse stata fatta, cosa avrebbe perso la città di Agrigento in termini strettamente turistici? Allora, dal punto di vista d'immagine avrebbe perso moltissimo, perché diciamo, comunque in termini di comunicazione, i giornali, le riviste e il mercato in genere, anche se pur non è interessato dal punto di vista di presenze, sa che esiste, per cui perdere una edizione significa perdere l'opportunità e la credibilità poi di continuità dal punto di vista del mercato. Alcuni albergatori avevano, ma questo succede tutti gli anni, delle prenotazioni già da qualche mese, ma solo per il fine settimana, quindi in questo modo avrebbero perso una o due notti alberghiere per un migliaio di persone in buona sostanza, per cui una piccola perdita ci sarebbe stata. Allora noi, la nostra idea era quella: si mantenga la sagra così come si è fatto, poi alla fine si è realizzato, però si faccia l'essenziale per mantenere una parte delle risorse disponibili diciamo per già da oggi, per il prossimo anno, per la promozione. In termini elettorali cosa sarebbe perso secondo lei?
Come? In termini elettorali, a pochi mesi dalle elezioni, cosa si sarebbe perso? Ah, questo non lo so, non faccio politica, io per quello lo lascio giudicare e valutare agli altri. Non, lasciamo, è, lasciamo non è un argomento sul quale io posso né inserirmi né mi sento preparato a valutare questa situazione. Lasciamo ad altri i commenti. Grazie, dottore Pendolino, per essere stato con noi. Linea alla regia. Vi auguro buon lavoro, buona serata. Con il dottore Pendolino chiudiamo qui la nostra quarta puntata di Carta Vetrata. Vi ricordo che ci potete ascoltare le nostre repliche su Radio Diocesana Concordia il martedì alle 6:30 e il mercoledì alle 10:30, che ci potete anche seguire in streaming. Quindi se la prossima volta vi trovate a casa, accendete internet sul sito internet www.radioconcordia.it, ci potete anche seguire. Io ringrazio questa sera per essere state con noi Maria alla regia e Carmelo Petrone. Buonasera. E Gioacchino Schicchi. Buonasera a voi. Ci sentiamo la prossima settimana. Una buona settimana, buona sagra e buon carnevale. Radio Concordia ha presentato Carta Vetrata, un programma di approfondimento ed informazione con e di Marilisa Della Monica.